Finalmente riuniti. Jill! Questo è per mio padre! È finita. Il demone che ha dilaniato la nostra casata non c'è più. Padre. Il cristallo sta crollando. Sì. Dobbiamo andare. No, aspetta. Ho un debito con lui. D'accordo. Mi domando perché non avete sentito. Non c'è modo di mandarli via. Temo di no, vostra radiosità. I dragoni rispondono a Sua Altezza Imperiale. Il Consiglio non ha il potere di opporsi. Che pazzia è questa, Dion? Cercate di fare il possibile per spegnere gli incendi intorno al palazzo. La città aspetti. Che fai ancora qui? Va! Sì, signore. No, no, non è possibile così. Per la luce! Dion! Ti ha forse dato di volta il cervello? Richiama immediatamente i dragoni! Padre, non temete, ai cittadini non verrà torto un capello. Sono venuto qui per salvarvi. Salvarmi? Una fitta oscurità si annida nel cuore di Sambrek. È scaturita da vostra moglie, la traditrice Annabella. Non un'altra parola, Dion. Padre, voi non ve ne avvedete. Questa oscurità si è impadronita di voi. Vi ha fatto dimenticare chi eravate prima. Ma io ve lo ricorderò. C'era un tempo in cui non governavate con crudeltà, ma con compassione. Perché avete voltato le spalle alla gente? Perché ora state cercando di ravvivare i fuochi della guerra? Anche voi siete testimoni di questo mutamento, Eminenze. E sapete tanto quanto me chi è il vero responsabile. Il burattino siede sul trono, ma recidendo nei fili, la padrona perderà il suo potere! Ma cosa? Dion,
ti permette di minacciare il tuo imperatore? Guardie! Prendetelo! Per ogni cittadino che cadrà, un altro verrà alla luce. Per ogni casa che brucia, un'altra sarà edificata. Sono le vostre parole. Ma quando l'ultimo dei vostri cittadini sarà caduto e tutte le loro case saranno state ridotte in cenere, che cosa resterà del vostro impero, dei suoi sovrani, del vostro Dio? Con i cristalli madre che cadono uno dopo l'altro e la piaga che minaccia di divorare tutto ciò che ci è caro, è nell'imperatore che la gente ripone le speranze. Eppure egli non si adopera per il loro futuro, ma piuttosto per impadronirsi di quel che resta dei gemelli. Anche a costo di vedere annientato tutto quello che il suo popolo ha costruito con il sudore! Dion, perché non cerchi di capire? Un piccolo prezzo da pagare. O sbaglio? Hai avuto in dono un grande potere, Dion. Mi farà conquistare il mondo. Ora va, rivendica Balistea per me, fratello. Povero padre, così affezionato ai suoi figli. Era chiaro che avrebbe dato la vita per me, restava da capire quando. Era tutto pianificato. Sei stato bravo a resistere così tanto. Ma alla fine hai ceduto, come avevo previsto. E adesso Mito sei più vicino. Metti alla prova anche lui. Sono curiosa di vedere se cederà. Va, Bahamut. Parricida. Fratello. È una lunga storia. Non potete stare qui, madre. Venite. Su, forza. Madre.
Se è la consapevolezza a intrecciare la vostra volontà, la consapevolezza a far sì che i vostri desideri coincidano con quelli degli altri, allora noi vi separeremo di nuovo. Recideremo i legami che vi uniscono e così l'umanità tornerà al proprio posto. Possa Primo Genesis segnare finalmente l'inizio dell'era della ragione. Rilassatevi, Vostra Maestà. Non volete giocare? È passato così tanto tempo. Sì. È ciò che volete. Uomini, siete tutti così arrendevoli. Creature così deboli. Graziate dal potere degli Eikon. Eppure schiave di mutevoli emozioni che vi condannano al vostro destino. Così vi affannate a vincolare fragili volontà a esili coscienze. L'empia opera di un'empia civiltà. I figli del fuoco si sono infine riuniti e per un istante la loro fiamma ha bruciato intensamente. Presto, Mythos diverrà il nostro perfetto ricettacolo. Ed allora il mondo verrà ricostruito. Non prima che vengano recisi i legami di fiducia, di rispetto, d'amore. Solo quando l'ultimo barlume di consapevolezza sarà estinto, Mythos potrà tornare al nostro fianco. Primo Genesis cancellerà ogni cosa. L'umanità sarà liberata dalla sua impietà e Mythos dalla sua volontà. Però mentre egli ci si aggrappa, ha ancora il potere di forgiare dei nuovi legami. Dunque ti ordiniamo. Trova Mythos e recidi ogni legame. Mi chiedete di distruggere qualcosa di immateriale? Non è possibile. Non vi è nulla che la tua nera lama non possa spezzare, Odino. Ci uniremo a Mythos e daremo vita a un nuovo mondo. Purché il nostro ricettacolo non venga rivendicato dall'umanità. La mia volontà è la vostra. Sarà fatto, padrone.